giornata con un nuovo video haul. Questa volta un haul inaspettatissimo perché praticamente l'altro giorno ha suonato il corriere e è arrivato un pacco, ma io non ho ordinato nulla ed era un regalo del mio ragazzo. Pensate quanto lo rimbambisco per farmi i regali make-upposi. Si tratta di un pacchetto neve. Sono super contenta perché sono delle cose strepitose, cioè vi giuro bellissime. Ok? Inizierei subito e inizierei anche dai pezzi forti, ovvero le due nuove matite e labbra di Neve Cosmetics, e che sono Magnolia e Orchidea. Due matite molto belle, molto primaverili, appunto, anche già dal nome floreale. E ve ne faccio subito vedere. Inizierei da Magnolia, che è questa qui, che è la più chiara. Vi faccio vedere lo swatch. Ed è questa qui. È un nude rosato praticamente. Davvero sembra abbastanza scuretta anche così dallo swatch, ma sulle labbra è quella che ho adesso, che è praticamente un colore molto molto simile a quello delle mie labbra. Ed è questo qui. Se la vedete applicata un po' così al volo è perché l'ho applicata proprio adesso prima del video, perché l'avevo messa stamattina alle 7, ma fate conto che è luna, quindi ovviamente era un po' svanita, anche se la sentivo ancora sulle labbra. Poi io adoro i pastelli per labbra di neve perché sono morbidissimi e durano tantissimo, soprattutto i colori un po' più scuri. E resiste anche alla colazione, tra l'altro, quindi ottima. Magari se vi interessa farò anche uno shock review con tutti quanti i miei pastelli labbra con lo swatch sia sulla mano che sulle labbra. Fatemelo sapere se vi interessa. E poi la seconda, ovvero quella un pochino più scura, è Orchidea, che è un colore davvero molto molto bello. Io poi che adoro i fucsia. Ed è questo qui, è davvero un fucsia pieno, molto molto bello. E levo questo sulle labbra e ve lo faccio vedere indosso. Questa qui invece è Orchidea, che come vedete a me piace molto di più, ovviamente. È questo fucsia super bello. Anche questa l'ho applicata al volissimo. E visto che molti chiedevano delle somiglianze con le altre matite, vi posso dire che Magnolia assomiglia molto ad Amore, che io però non ho, anche se questa credo sia un pochino più rosata, mentre ho Fenicottero, che sembrerebbe molto simile a Orchidea, ma in realtà non lo è, perché Fenicottero, come vedete, è un fucsia, è questo qui, è un fucsia più acceso e più freddo. E sulle labbra rimane comunque molto molto diverso da questo qui, che a me piace tantissimo, anche se con il trucco occhi che ho oggi preferisco Magnolia perché rimane comunque un po' più soft. E comunque non sono due fucsie assolutamente uguali, ma hanno una differenza. Io non so dalla video quanto si noti, ma vi assicuro che sono differenti. Non so cosa vi posso far vedere. Cappuccino non c'entra niente con Magnolia, perché Cappuccino ha un sottotono marroncino, così come non c'entra niente Coccinella, perché ve la metto sopra, è molto molto più rosa, rosa pastello, rosa baby. Vino, vabbè, non c'entra proprio nulla. E poi c'è Sfilata, che è proprio un'altra cosa, perché come vedete è questo colore amaranto, proprio fucsia scuro scuro scuro, una punta di bordo all'interno molto particolare. Quindi assolutamente secondo me non assomigliano a nessun pastello in particolare. Forse quella che assomiglia un po' di più è Magnolia d'Amore, ma non ce l'ho purtroppo, quindi non posso farvi lo swatch comparativo. Ormai mi lascio questo rossetto e vado avanti con il video.
E ha preso poi una cosa, vado veloce su questa, avete visto anche nei prodotti finiti che probabilmente avete già visti, avevo terminato la crema eterea che io la adoro davvero e me l'ha ripresa. E poi i pezzi forti. Allora, uno lo vedete interamente nel mio trucco, si tratta del pigmento ovviamente mini e camaleonte ed è, ve lo giuro ragazzi, è un qualcosa di eccezionale direi, ed è questo colore qui, è un duochrome a base marroncina con dei riflessi verde azzurri argento, anche ha dei riflessi spettacolari, tant'è che oggi ho messo anche una foto di questo trucco, ma non rende assolutamente perché sembra comunque un colore molto molto piatto, invece come vedete a seconda di come riflette la luce cambia completamente. Vi faccio vedere il trucco. Eccolo qui. Cioè, vedete, spettacolare. Tra l'altro su di me e qui si vedono molto più riflessi verdini, come vedete. Su di me io li vedo più azzurrini che proprio riprendono l'iride dell'occhio, no? Secondo me è spettacolare. Ho semplicemente sfumato su tutto quanto l'occhio camaleonte, nella piega, scusate, più lo sfumo e più esce il rosso, come vedete. È davvero bellissimo. Io mi sono innamorata follemente. Ce la faccio? Sì. Mi sono innamorata follemente di questo pigmento perché è un qualcosa di wow. E tra l'altro dovrebbe essere il dupe di Blue Brown di MAC, che ogni volta che andavo negli store perché volevo acquistare la mini size non è mai mai disponibile, quindi ormai ho ovviato a questa cosa con questo pigmento neve. Poi ho preso questo che ragazzi ha diamanti in polvere. Non è proprio un ombretto sobrio, quindi non so, per andare al lavoro, però è qualcosa di bellissimo se avete una serata, per il sabato sera, comunque per uscire di sera sicuramente. Ed è questo ombretto qui. Cioè, ha degli sbrilluccichini fantastici. Non ha una base colorata, è biancastra, ma non è molto piena, ecco, vedete? È molto trasparente ed è piena, piena di glitter argento. Ma è un qualcosa di spettacolare per quanto sbrilluccichi. E questa, secondo me, su una base magari più scura, comunque sopra qualsiasi altro ombretto, è davvero un qualcosa di spettacolare perché fa dei riflessi, delle luci assurde. Questo qui sarebbe l'ordine, diciamo, completo. E poi ha richiesto un omaggio e ha preso la Perfect Silky, che è una cipria, ma per me di cipria ben poco, ora vi spiego. E il mio concetto di cipria è assolutamente una cipria opaca, che vado a opacizzare il viso e a fissarmi il trucco. Questa cipria, ora ve la metto qui, ecco, ve la faccio prima vedere così, è rosata. Se io la stendo, ha dei sbrilluccichi assurdi. Io non so se voi riuscite a vederlo, ma è molto molto luminosa. Ok, che sul sito viene descritta come una cipria luminosa, ma io non la utilizzerei mai su tutto il viso, sia perché va ad evidenziare tutto, secondo me, tutti quanti i pori dilatati, anche, ecco, vedete come sbrilluccica, come, ma nemmeno, non ha nemmeno glitter, è proprio tipo satinata, diciamo. E quindi anche oggi l'ho usata come illuminante. Come illuminante è una bomba, perché una volta che poi lo si sfuma bene e si uniforma perfettamente con l'incarnato e lascia la pelle morbidissima. Però c'è questo effetto molto luminoso che io non lo metterei comunque mai su tutto quanto il viso, anche perché comunque dalla video sembra che ho una pelle bella, ma non è così, perché comunque ho imperfezioni come tutte, ho dei pori dilatati, me li andrebbe ad evidenziare troppo. E quindi carinissimo come illuminante, ma come cipria assolutamente no. Niente ragazzi, questo qui era questo ordine insomma che mi ha regalato il mio ragazzo. Da qui mando un bacio. Ciao amore. e spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sono stati utili soprattutto questi swatch e labbra dei nuovi pastello.
Fatemi sapere quale vi piace di più e vi mando un bacio. Ciao!